prego. Ci sono tutti. No, ho scelto lì. Il sindaco di Messina, buongiorno. Grazie, buongiorno. L'assessore Busolino, l'assessore Ravanuca, la rappresentanza della capitale, il segretario generale, trovarsi in mezzo ai saluti oggi. Sentiamo anche il comandante. Comandante, grazie se venuti a bordo, grazie di essere qui con noi. Benvenuti. Io voglio ringraziare l'autorità portuale, il presidente Mario Paolo Vega per essere qui, il segretario generale dell'autorità dottor Latella, il sindaco di Messina dottor De Luca. Per noi la città, i rapporti con le città sono fondamentali, quindi grazie. Segretario generale dottoressa Caduba, buongiorno e benvenuta. L'assessore alle politiche del mare dottoressa Musolino, l'assessore al turismo e al brand Messina dottor Caruso, grazie veramente di essere qui. Ringrazio anche l'autorità sanitaria che ci fa piacere ospitare a bordo e la rappresentanza della capitaneria di porto, quindi grazie, un benvenuto da me. E questo breve momento è per raccontarvi, insomma, dalle parole del direttore generale Mario Zanetti un po' questa nostra ripartenza e questo arrivo, questo primo arrivo in Sicilia. Buongiorno a tutti, buongiorno di nuovo, grazie di essere qui a bordo con noi. Per noi questo primo viaggio di ripartenza è veramente un momento molto particolare, emozionante, un momento emozionante perché ripartiamo per la seconda volta e lo facciamo con l'entusiasmo, lo spirito di sempre, ma anche con la voglia e la determinazione che questa sia una ripartenza e una ripresa di un percorso che sperabilmente non debba subire altri stop and go come è già successo. Oggi siamo a Messina e anche questa è stata un'emozione, portare la nostra ammiraglia Costa Smeralda in questo porto, farlo. Il comandante ieri ha raccomandato agli ospiti questa mattina di testimoniare, di vedere, di godersi l'ingresso nello stretto in questa meravigliosa natura. Guardate, confermo, io mi sono svegliato questa mattina alle 5:30, era un po' buio devo dire, conto di godermi lo spettacolo all'uscita dal porto oggi pomeriggio, ma sicuramente è un momento molto importante perché è un'altra città che ci ospita e quindi per noi è un'altra città con cui vogliamo creare connessioni e lavorare insieme. Costa Smeralda è la nostra ammiraglia, ma è anche la nostra nave tecnologicamente più avanzata, che permette, grazie alla propulsione a gas naturale liquefatto, di abbattere le emissioni e rappresenta, è veramente un'icona del nostro modo di vedere le crociere. Di alta qualità, e credo che questo primo piccolo tratto di nave che avete fatto e quello che poi vedrete dopo vi confermerà la qualità del design, di quello che offriamo, il meglio dell'Italia, ma anche la sostenibilità. Sostenibilità che si esprime in tecnologia, così come nei rapporti che costruiamo con le località che visitiamo, anche per aiutare sia direttamente che grazie alla Costa Foundation, che è un po' il nostro braccio operativo su alcuni temi di sostenibilità, quindi che crea un supporto alle comunità che visitiamo, anche per chi è meno fortunato. Quindi ci auguriamo di lavorare insieme anche qui a Messina, di farlo con l'obiettivo di offrire esperienze ai nostri ospiti, ma anche di contribuire allo sviluppo delle economie locali, cosa che facciamo sempre. Cito brevemente un piccolo numero che non è tanto piccolo: il gruppo Costa in Italia nell'ultima rilevazione nel 2019 abbiamo rilevato un impatto economico per oltre 3,5 miliardi, sia diretto che indiretto che indotto, alle economie locali. Quindi parliamo di numeri importanti e questi numeri si riverberano poi concretamente nelle singole località, nelle singole città che visitiamo. Messina, tra l'altro, che entra a
pieno diritto nella nostra programmazione estiva con un ruolo da protagonista, perché oltre Costa Smeralda poi ospiterà Costa Firenze, l'ultima arrivata nella flotta, nave italiana costruita nei cantieri di Marghera da parte di Fincantieri, ispirata al Rinascimento fiorentino, per cui veramente l'opportunità di far vedere ai nostri ospiti una città meravigliosa, un retroterra meraviglioso come quello di Messina, ma altrettanto un'opportunità per gli abitanti della città e dei territori circostanti di poter godere delle crociere, delle vacanze offerte su due delle navi più belle che esistano in questo momento. Per cui grazie ancora di essere qui, direi che abbiamo tutti gli auspici per poter lavorare insieme e farlo con soddisfazione del centro. Grazie. Allora, il padrone di casa vero di questa nave, che è il suo comandante, mi farebbe piacere insomma che anche lui potesse darvi il suo personale benvenuto e quello insomma di tutto l'equipaggio di questa nave, che ricordiamo è una nave, questo per noi è molto importante, che batte bandiera italiana. Le navi di Costa Crociere battono da oltre 70 anni bandiera italiana, per noi questo è un valore, lo dico anche per i colleghi della Capitaneria di Porto, insomma condividiamo questo amore per la bandiera. Quindi, grazie di essere qui con noi. L'arrivo, diceva il Presidente, l'arrivo a Messina è sempre emozionante e condivido sempre con gli ospiti il fatto che il braccio di mare dello stretto è veramente impressionante, cioè arrivare, vedere Torre Faro e così anche poi la partenza è secondo me un momento magico. Nella mia carriera ho avuto l'opportunità di fare diversi giri del mondo e alla fine dei giri del mondo tornare dopo il canale di Suez e vedere nuovamente terra italiana e vedere la Sicilia è per me stato un momento emozionante, per cui grazie ancora per essere qui con noi e portiamo in giro la bandiera italiana, il nostro tricolore a poppa, è per me un orgoglio farlo e cerchiamo di farlo sempre con passione. E grazie, naturalmente senza di voi non riusciremo a poter fare tutte le cose che facciamo, per cui vi ringrazio per il vostro aiuto e anche Usmaf in questo momento ci sta dando veramente.